siamo un'azienda giapponese e ovviamente siamo in una situazione di grosso imbarazzo in questa situazione, perché questo più 10% sostanzialmente è stato studiato per bilanciare gli aiuti che hanno le aziende cinesi, e noi che siamo giapponesi e tutto sommato lavoriamo a livello mondiale ci troviamo in difficoltà, perché non abbiamo aiuti di Stato, non abbiamo niente, abbiamo un prodotto che è valido a livello internazionale ma siamo penalizzati sul mercato italiano, quindi riteniamo che questo più 10% sia una penalizzazione ingiusta da un punto di vista di commercio a livello internazionale.